successo superiore alle aspettative. Centinaia di tarantini e non solo hanno raggiunto il canile San Rafael, gestito dal Comune di Taranto, grazie all'opera della cooperativa Kratos, per partecipare alla quarta edizione della passeggiata Sei Zampe. L'iniziativa, che coinvolge ogni volta di più la cittadinanza, consente ai cani ospiti di passeggiare felicemente all'interno della struttura, accompagnati dai visitatori. Sono stati ben 100 gli amici a quattro zampe protagonisti della giornata. Clarissa Francisco, presidente della cooperativa Kratos, ringrazia con emozione tutti i partecipanti. Ringrazio tutta la città di Taranto per questa manifestazione di affetto nei confronti dei nostri ospiti. Finalmente io penso che siamo arrivati al momento giusto in cui la cultura dei cani, l'approccio dei cittadini nei confronti dei canili sta cambiando. Noi stiamo facendo i corsi di sabato mattina, dove le persone vengono e acquisiscono le competenze, poi diventeranno volontari, diventeranno frequentatori del canile. Noi chiediamo ai cittadini il loro tempo, dovete donarci il vostro tempo, che noi qua vi daremo la possibilità di uscire dagli schemi. Venite qua, troverete un cane che vi aspetta per giocare, per fare le passeggiate. Ci coccoleremo insieme. Io vi ringrazio perché superate ogni aspettativa. Entusiasta per l'iniziativa anche l'assessore all'ambiente del Comune di Taranto, Laura Di Santo. Molto emozionante, siamo orgogliosi come amministrazione comunale di portare avanti queste giornate veramente belle, dedite al benessere per gli animali e soprattutto alla gioia e alla partecipazione dei cittadini con una piccola passeggiata.